Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video cosa c'è nel mio super beauty pesantissimo. Sono stata qualche giorno fuori casa, sono passata velocemente per Bologna e poi sono scesa giù a Roma da mia sorella e quindi ho dovuto portarmi delle cosine che mi servivano e in più nel treno Salerno-Bologna mi sono anche dovuta truccare in bagno, quindi ho organizzato il mio beauty in tante piccole pochettine per pezzi di trucco, nel senso c'è la pochettina per la base viso, per gli occhi e per le labbra, perché tipo sono andata in bagno 3 volte, non volevo occupare il bagno per tanto tempo, quindi sono andata in bagno prima a farmi solo il viso, poi farmi solo gli occhi, per rifarmi le labbra, vabbè, sorvoliamo. Allora, in questo beauty non c'è il dentifricio perché ho dormito a casa di mia sorella, quindi ho usufruito del suo dentifricio, né shampoo, né balsamo, né doccia schiuma per lo stesso motivo, né salviette o comunque qualcosa per struccarmi, né il liquido per le lentine, qualche altra cosa. Ah sì, e non c'è il detergente viso perché ero portato un piccolo campioncino e che ho finito e quindi ho buttato a Roma, se la vedono il comune di Roma a smaltire. Per tutto il resto è qui dentro. Questo video non vuole essere nulla di legge, divinazione su come organizzarsi il beauty, soltanto non l'avevo ancora svuotato, avevo voglia di accendere la mia videocamera e di parlare un pochino con voi e quindi vi faccio vedere ciò che ho portato. Molte cose sono relativamente inutili, tantissime probabilmente, altre cose sono ingombranti ma le ho prese per un solo prodotto all'interno perché non avevo tale prodotto in confezione mono. Cosa dirvi più? Nulla. Partiamo. Eccolo qua. Prima cosa che si vede è la pinza fashion per i capelli, questa è quella che uso quando voglio essere tra virgolette carina, praticamente la porto, non so, quando andavo all'università mi serviva quando andavo a fare gli esami specialmente scritti, faceva caldo, invece di legarmi i capelli con un mollettone brutto, questo era quello fashion delle occasioni, tra virgolette. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticata, giù nell'info box trovate la lista dei prodotti di cui c'è la recensione sul mio canale, con il link al video e al minutaggio dove vi parlo di quel prodotto, di quelli che non vi ho recensito, poi man mano vuol dire che sono prodotti che sto provando in questo periodo e nei prossimi video recensione li troverete lì. Sempre dei prodotti che già ho recensito, oltre al link giù ci sarà anche la nuvoletta in sovraimpressione. Mi sembra di aver detto tutto, iniziamo. Vorrei partire dalle cose non pochettate. Prima di tutto quel che viene in mano è questa, un'acqua termale della di Sasso Maggiore, viso e corpo. Io l'acqua termale la uso come tonico, come rinfrescante, come fissatore trucco, praticamente la uso per tutto, mi piace tantissimo. Questa ce l'ho da praticamente un annetto e ancora mi sta durando, sono 250 ml, l'adoro. Poi, prodotto della G-Cube, della linea Color Universe, è lo spray Extra Shine. Si mette sui capelli post shampoo oppure per rinfrescare e dare un effetto lucentezza ai capelli, e in più ha il filtro UV. Visto che a Roma avevo deciso di fare la turista, mi sono portata alcune cose con delle protezioni, quindi anche poi vedrete per il viso e per il corpo. Comunque questo qua per i capelli lo adoro e in più è anche il mio profumo per capelli perché ha un odore strabiliante. Poi il mio spazzolino, la marca dello spazzolino è Oral Care. Io utilizzo spazzolini praticamente semirigidi, quelli troppo rigidi mi danno fastidio alle gengive, quelli troppo morbidi ovviamente non, sembra che non puliscano nulla, una cippa lippa. Poi, aiuto, crema contorno occhi della Anika, contorno occhi con le cellule staminali,
che adoro, mi piace tantissimo. Ah, e non c'è neanche la crema idratante perché mia sorella l'aveva finita, io l'ho lasciata a lei. Io ora sto usando un campioncino, poi nel prossimo video vi farò vedere, nel prossimo video acquisti farò vedere quella nuova che mi ha acquistato la mamma. Poi in questa confezione Travel della Sephora c'è la crema idratante 50 più, non mi ricordo neanche più di che marca è, ma comunque uscirà. Dio, lo stavo finendo di rompere, uscirà il video. Mi piace molto, lo usata sia sul viso quando ho fatto la turista, sono andata al Colosseo, adoro il Colosseo, e sia sulle mani per evitare che mi escano le macchie solari che fanno segno di vecchiaia. Poi c'è il latte solare antiscottature della Bilboa Bimbi, protezione alta 30, UV, UVB, resistente all'acqua, va bene, sempre lo stesso motivo, devo fare la turista. Poi, ancora random, della Yves Rocher della linea nutrizione, latte nutriente pelli secchi alla mandorla corpo. Cioè, per il corpo tutta cosa, è successo niente. Poi confezione porta lentine, c'è sia il contenitore per tenere le lentine che un piccolo contenitore con il liquido e una pinzetta che non utilizzerò mai, mi fa impressione solo il pensiero di doverla utilizzare, però la confezione è piccola, è compatta, mi piace tanto, però si deve mettere bene, grazie. Anche la uso spesso, vuol dire anche in borsa, è molto comoda. Poi tu spostati, faccio vedere dopo. Ancora Yves Rocher crema mani idratanti al profumo di cacao e arancia. Poi, deodorante della Neutro Roberts, novità assoluta, Derma Zero, zero antitraspiranti, zero alcol, zero sali d'alluminio, zero parabeni. È un deodorante in stick. Io odio i deodoranti spray, mi irritano la pelle. Questo, scusate, non so perché, forse quando parlo tanto mi sale il ruttino, sorry. Secondo me in tutti i miei video c'è un momento in cui faccio poop. Comunque mi piace tantissimo. Poi. Stick labbra della Viole, un lip balm SPF 20, un semplice burro di cacao con protezione. Poi pettine in legno della G-Cube a denti larghi, che stavo anche per rompere. Il computer ha fatto un rumore strano. Ah sì, vabbè. Trussettina della Pupa, l'ho portata perché mi serviva questo color miele, non vorrei accecare, questo color miele da mettere sulla palpebra. Ed era l'unico color miele, è l'unico color miele che ho per ora, quindi sono dovuta portare questo scatafascio appresso. Stessa motivazione per la quale ho portato questo scatafascio appresso, sempre della Pupa, però stavolta per il fard. Il fard in questione, non mi voglio sporcare, grazie, è questo qua, che è un color mattone tendente al rosa, che dà un bellissimo effetto sano, è il fard che uso praticamente su base quasi quotidiana, mi piace tantissimo, sta anche per finire, peccato. Poi. Uno straccetto in microfibra della Stenom che mi serve per pulire i pennelli per passare da un colore all'altro e si vede, lo devo lavare. Le salviette della Essence, quelle a Sorbisebo, sono di mia sorella, io le ho fregate perché lei non le utilizzava, ha fatto palè, me le prendo io che ne uso. In questo momento sto usando quelli dell'Attico eppure le ho portate, ve le faccio vedere dopo. Ok, ora iniziamo con le pochettine. Partiamo ovviamente dalla pochettina, stavo per perdere l'anello, mi va un pochino largo questo anello, è carino.
un regalo della laurea, alla laurea triennale dei miei amici. È un'acqua marina grezza, mi piace tantissimo. Però un pochino largo. Andai anche a cambiarlo e presi il numero di circonferenza di anello più piccolo, soltanto che ora mi va un altro altolargo. Allora, questa è la pochettina dei prodotti da, per il viso, per fare la base. Carinissima, della Yves Rocher, me l'ha regalato un paio d'anni fa mia cognata. Pesco random. Allora, la cipria della Maybelline Affiniton. Io ho il colore dark beige 42. È un pochino scura per me, però non più di tanto. Aiuto. Ha il suo bello specchio, che mi è stato utile. Il piumino, quindi non ho portato pennellone da cipria. E questo è il suo colore. Come potete vedere, non è tanto poi più scuro, forse è un tono, ma sfumato bene non si nota e mi piace abbastanza. Poi terra compatta dell'Astra, io ho il numero 02, è adorabile, mi piace tantissimo per fare il contouring perché è un color freddo, non ha glitterini, non ha nulla e scolpisce in modo perfetto, mi piace tanto. Poi palettina di correttori della Wet n Wild, si chiama Cover All. Più che altro l'ho portata per il colore rosa che mi neutralizza completamente le occhiaie, veramente mi illumina, mi piace tantissimo. Il verde l'ho già finito e gli altri due non l'ho ancora iniziati, prima o poi li utilizzerò. Poi come correttore verde invece ho portato questo che era della It Style, era finito, ho scavato il culetto e lo tengo qua dentro. Questo non è che mi piace tantissimo, però perché non, praticamente non copre essendo un correttore verde, però mi piace come mi minimizzi i rossori del naso e se ho dei brufoletti. Ancora correttore depottato, questo era della Eufida Skin Color, il numero non me lo ricordo. Però mi vorrei spaccare le unghie, grazie. Questo è un bel color carne che regge tantissimo. Poi, come base ho portato questa che è una CC cream della Lictena, qualcosa del genere, viola, perché è contro. Poi vabbè, si trasforma in color carne quando la si va a stendere. L'ho portata perché è quella anti-stanchezza, quindi anche da mettere sotto le occhiaie per il colorito un po' spento e mi piace. Essence, la base viso della linea All About Matte, la base viso opacizzante. E il mio colore, il mio prodotto preferito per fare l'highlighting è praticamente una polvere bianca molto iridescente, ma è rimasto veramente pochissimo, non so quante applicazioni riuscirò ancora a fare, ma lo adoro e quindi me la sono portata. Mi piace come mi illumina lo zigomo, mi piace come mi illumina l'arco di Cupido e veramente. Anche se in polvere non fa evidenziare i pori, non mi ricordo neanche di che marca sia perché si è cancellata e non la riesco più a non riesco più a ricordarmelo. Pochettina dei prodotti per occhi. Prima cosa che sbuca è il mio piegaciglia. Io adoro piegarmi le ciglia quando ho il trucco bello completo. Debby Eye Primer, la base occhi che sto utilizzando in questo periodo, ma non è che mi piaccia tanti, piaccia tantissimo, ma questa ho, non me ne compro un'altra, sinceramente. Il kit per le sopracciglia della Essence, di cui il colore chiaro è praticamente agli sgoccioli, e ovviamente il colore scuro che utilizzo raramente, più che altro la sera quando voglio enfatizzare il mio sopracciglio nella parte finale metto anche un pochino di scuro, ma ovviamente il chiaro è il mio colore. Poi mascara sempre della Essence è il Maximum Volume che adoro, mi piace tantissimo. Questo è il suo scovolino in setole sintetiche, abbastanza elastico. Bello, veramente mi piace tantissimo, regala volume, definisce, allunga, perfetto. Poi mascara della Top Coat, mascara della Kiko, quello con le fibrette per allungare, sta anche per finire, questa è la quarta confezione che utilizzo, praticamente agli sgoccioli,
Ho utilizzato due di questi qua verdi, poi ho provato anche gli altri due, ma questo per me è il migliore. Aspetto che vai in offerta per provare il nuovo che è uscito, che dovrebbe dare sia definizione che volume. Lo vorrei provare. Poi, aiuto, eyeliner della Kiehl's, l'eyeliner nero. Anche se dicono che sia eyeliner nero, ma è un eyeliner grigio molto molto scuro, stracolmo di glitterini, che non mi fa impazzire, ma è l'unico eyeliner che possiedo in questo momento, nero. Poi, della Eyestyle ho portato questo prodotto che si chiama Perfect Cream Waterproof Occhi, Labbra e Guance, in questo bel colore blu che è il numero 03, che utilizzo come eyeliner ovviamente, oppure anche come base ombretto, ma mi piace tantissimo come eyeliner. Definisce, non sbava, no, forse un pochino sbava, ma se sotto ci metto anche questa base occhi che non è eccelsa, regge. Poi della Wacom ho portato l'ombretto numero 02, quello nero opaco, se lo riesco ad aprire, eccolo qua, che io utilizzo per fissare la matita all'interno dell'occhio e altri usi, però il suo uso principale per questo momento è questo. Poi questa palettona gigante per il suo contenuto, perché l'unica cosa che c'è all'interno per il quale l'ho portata, scusate lo specchio, è il solito color marroncino che sta ai bordini qua intorno, ma ormai sta là là per finire, però è un colore che mi regala una palpebra, la piega palpebrale così naturale che mi piace tantissimo. Poi della Kiehl's quest'altra palette, Miei Segreti, perché utilizzo in questa palette questo ombretto chiaro che è il mio highlighting da sopracciglio preferito, bellissimo, in color burro chiaro, ha dei scimmerini ma sono impercettibili, illumina che è una bellezza. Poi ho portato tre matite. Una nera, classica nera dell'Eufydra, poi una azzurra chiaro, azzurro metallizzato P29, sempre dell'Eufydra, e quest'altra blu scura dei colori dell'Elan, si chiama Blu Oltremare. C'è un numero? No, Blu Oltremare. Ok, questi erano i prodotti da occhi. Poi, pochettina per i prodotti da labbra. Questa è una pochettina che conteneva una piastra piccolina per capelli. La piastra è morta e ora ci metto i trucchi. Allora ho portato questa matita della Wycon, matita labbra 01 rosa. È la mia matita per fare sia il contorno che riempire tutte le labbra, la base per il mio trucco labbra. Poi un rossetto della Francis Mondier Bio, 100% naturale, biologico termale, il numero 04, è questo color nude tendente al caldo, che mi piace tanto, anche se non è opaco, però regala un bell'effetto sulle labbra, almeno a me piace tantissimo. Un'altra matita, sempre dell'Eufydra, è la matita trasparente per delineare le labbra fuori, per non far sbordare. Si chiama delineatore di labbra LB05 trasparente. Poi ho portato della Essence, della linea Black and White, una linea vecchissima, il lip pencil, quello nero, che non ha numero, vabbè, tanto ormai non c'è più. L'ho portato perché di sera mi piace appoggiarlo giusto qualche puntino su questa matita e scurire il rosa di questa matita per dare un effetto colore adatto per la sera, quindi un color sempre nude sul rosa ma con un tono più scuro. Poi ho portato questo ombretto in crema della Kiko, lo 09. Credo che non li faccia neanche più, ma io lo adoro, picchiettato un pochino sulle labbra e sfumato bene,
se ho un trucco che richiama questi colori, mi piace tanto. Ce l'ho anche in verde, lo uso per lo stesso motivo, perché come ombretto, cioè, tutte l'hanno recensito a schifo. Ultima cosa per le labbra, della Yves Rocher, è un gloss trasparente della linea Sexy Palm, volume gloss, il numero 08 Crystal, è un trasparente con una capardata di glitterini, c'ha anche un buon odore che mi piace, non volumizza, però è un prodotto buono per le labbra, dà un bell'effetto shining, specchio, molto molto carino. Poi portapennelli, i pennelli che ho portato sono stati, questo qua era della Essence, mi fu regalato da mia cognata lo scorso compleanno. Questi sono i pennelli che ho portato due pennelli da viso, uno grosso per il fard, uno un po' più piccolino per fare il contouring. Mi piace tanto questo pennello perché è tagliato in questo modo ed è, se lo utilizzi così, ti aiuta a fare bene il contouring. Poi se lo giri e sfumi, si evita di vedere quegli stacchi terrificanti che se non si sa sfumare si rischia di avere sulla guancia. Poi il mio spazzolino per le sopracciglia, che adoro, ogni un paio di volte mi sarà capitato, mi è capitato che qualcuno mi ha chiesto: ma perché non usi i classici pettinini per le sopracciglia e usi uno spazzolino da denti? Io credo che sia lo strumento ideale, almeno per le mie sopracciglia. Me le pettina, me le mette in ordine, ma non lascia quell'effetto finto che può lasciare lo spazzolino, quello pettinino per le sopracciglia. Quel tipo di spazzolino me le pettina troppo bene, invece questo è molto più comodo anche come impugnatura. Quando sono stata a Roma sono passata per la MAC in via dei Babuini, dovrebbe essere la MAC Pro, e sapevo già che ero uscita con quella collezione di tre pennelli dalla forma molto simile, e ho notato il pennello da sopracciglia che un pochino più piccolo, ma ci assomiglia. Quindi non sono l'unica che si pettina le sopracciglia con uno spazzolino. Poi per gli occhi ho portato un pennello a spugnetta che non ho utilizzato, non mi è servito. Poi due pennelli da sfumatura, uno ampio, questo è della Kiko ed è sporchissimo, lo devo lavare. È lo 0 e il 200, quello sfumatura ampia, che ci rimetto il cappuccino perché sennò si spampanea. E poi ho portato quello della Essence da Smokey Eye, che per questo è l'orcio, lo devo lavare. Poi ho portato uno a lingua di gatto piccolino per precisione, quindi anche sotto all'occhio per sfumare la matita, oppure sopra per applicare il marroncino scuro per dare definizione. E infine ho portato il pennello che uso per la polvere di highlighting, questo qua morbido e anche pieno di ombretto. Mi piace tantissimo, ce l'ho da parecchio. La linea è di Napoli, l'ho comprato in una profumeria nel mio vecchio quartiere, mi piace tantissimo. Mi sto sgolando. Ok, come ultime cose che vi voglio mostrare è il sacchettino dei Jewels. Li ho messi in questo sacchettino. Allora, prima cosa che spunta è l'orologio, è il mio solito orologio con la maglia così in metallo e il quadrante rettangolare. È carino, è pratico, mi piace tanto. Poi ho portato un paio d'orecchini di questi lavorati così, oddio, come si chiama? Uncinetto nero con le perlocchie, molto carine. Poi, aiuto, ma si inceppa tutto. Aspetta, aspetta, non
punto luce di quelli con il filo qua tipo da pesca, un punto luce con il cristallo, che lo adoro, mi piace con l'effetto che danno qua proprio nell'incavo del collo. Poi una collanina con pietrozze azzurre, così che ha questi quattro pendenti sempre che scendono dall'incavo del collo. Poi un anello con, con croce greca. Poi un bracciale con madreperla. Sì, carino, mi piace. Credo che ha fatto saltare un pezzo perché l'ho trovato nella borsa. Vabbè, sorvoliamo. Poi, oddio, si stanno incerciando, un ciondolo a forma di sole, un bracciale con tipo perlocchie azzurre e argentate, un'altra collanina di queste qua molto sottili, tipo catenina, sempre che si fermano al collo, proprio sotto al collo, che a me piacciono tanto perché completano l'outfit del collo, specialmente se uno poi si mette una scollatura non troppo profonda, già come questa qua, per qua l'avrei potuta mettere, però ho preferito mettere Le Cœur de la Mer, me l'ha regalato Leonardo DiCaprio. E infine, cioè gli orecchini con diamantini severi. Di questi qua piccolissimi chiudi buchi che uso sempre con queste collane, mi piace l'effetto punto luce alle orecchie e al collo. O niente più? No, l'ultima cosa che voglio farvi vedere sta qua. Scusate che mi allungo. Avevo un'altra pochette, questa è della Collistar, all'interno fisso ci stava le salvette asciugasebo della Kiko. E un pettinino che ho fregato in un albergo che può sempre essere utile. Di volta in volta aggiungevo, non so, il mascara top coat, qualcosa, quello che avevo messo vicino agli occhi, tipo la matita, il colore di labbra che avevo messo la mattina e mettevo in borsa. Poi un'altra cosa, nulla. Ok, ho finito. Spero che questo video vi sia stato utile, almeno solo per farci una chiacchierata. Io ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!